Thank you E salve a tutti e bentornati l'appuntamento settimanale con la parola di Dio in questa quarta domenica del tempo ordinario. Vedete sembra quasi che stiamo procedendo verso un itinerario di maturazione della nostra fede. Siamo partiti dalla seconda domenica del tempo ordinario quando abbiamo ascoltato e meditato il brano della, delle nozze di Cana dell'Evangelista Giovanni e avevamo detto che tutte le immagini nuziali presenti nella Bibbia sono segno e desiderio eh, di Dio di alimentare quel rapporto d'amore. Che, che lui vuole con noi e che noi ovviamente ecco, ricambiamo nei suoi confronti. Domenica scorsa, nella terza domenica del tempo ordinario, ecco Gesù che entra nella sinagoga e quindi dicemmo, insieme alla, alla prima lettura, che questo rapporto d'amore che Dio vuole instaurare con noi e che non vuole vuol venire meno per nessuna ragione al mondo. Questo rapporto d'amore si alimenta attraverso la parola di Dio. La parola di Dio è l'elemento che eh, alimenta e solo lei, solo la parola di Dio insieme all'Eucarestia sono i due elementi fondamentali che alimentano la nostra, la nostra fede. Questa domenica, nella quarta domenica del tempo ordinario, è ancora al centro dell'attenzione la parola di Dio, come elemento della nostra fede che non solo ci unisce in questa storia d'amore con, con Dio, ma nello stesso tempo fortifica la nostra fede, ci rende forti eh, e soprattutto eh, ci rende forti eh, durante o nelle avversità. Che la vita eh, normalmente vedete ci <coughs> che la vita normalmente ecco ci pone ci pone davanti infatti leggeremo nella eh, prima lettura Tratta dal libro del profeta Geremia, i primi due versetti, capitolo primo, i primi due versetti, e poi dal versetto 17 sino al versetto 19. Ecco, Geremia racconta un po' la sua storia d'amore con, con Dio, e, ma poi ci dice come la parola di Dio lo rende forte, ecco per, eh, perché Lui possa eh, parlare di Dio a una popolazione dalla dura cervice. Ma entriamo subito nel merito della prima lettura. Cominciamo, carissimi, a leggere eh, il, il primo capitolo del profeta Geremia al versetto 4. Mi fu rivolta la, questa parola del Signore. Sappiamo che Geremia Avuto la sua vocazione, la chiamata di Dio nel 625 avanti Cristo e Geremia non, ha, non avrà un compito eh, semplice eh, da Dio, sarà sempre rifiutato, sarà sempre eh, sottoposto eh, a delle contestazioni, a delle persecuzioni, ma il Signore Dio non gli farà mancare eh, né la sua, eh, il suo incoraggiamento, ma neanche la forza. Per affrontare queste, queste situazioni. Ecco, mi fu rivolta questa parola del Signore. Versetto 5: Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, e prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato. Che bella questa, eh, questa sequenza, ti ho conosciuto e ti ho consacrato. Sì perché carissimi, il Signore Dio eh, conosce la nostra vita, conosce la nostra storia e, e fin dal grembo materno, anzi prima ancora che noi eh, possiamo nascere, il Signore ecco già conosce la nostra vita. Lui ci conosce e poi ci consacra, ci conosce e poi ci consacra, quel consacrato significa mi ha santificato, mi ha riempito del suo spirito e poi ti dice io ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni, è una, un itinerario se vogliamo, no? la conoscenza, la consacrazione e il mandato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Profeta, ecco, significa eh, che, eh, diciamo così, eh, che, che, che Geremia aveva il compito di eh, andare appunto alle genti per eh, comunicare loro quello che Dio diceva a Geremia, quel conoscere, santificare e mandare. La santificazione, la consacrazione non è altro che una, diciamo così, un rapporto ancora più intimo con, con Dio. Perché? Perché prima di essere mandati, prima di poter parlare alle genti della, di Dio, bisogna ecco, che il Signore ci fortifichi con la Sua grazia, con il Suo spirito. Poi faremo un salto, un salto di, di versetti e leggeremo il versetto 17. Tu dunque. Cingi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che io ti ordinerò. Questa espressione, stringi la veste ai fianchi, e poi il termine successivo, il verbo successivo, alzati, sono sicuramente ecco, dei verbi, noi potremmo chiamarli con una, diciamo così, con un'espressione un proprio neotestamentaria, sono dei termini della risurrezione. Cingi la veste ai fianchi significa, ecco, alzati e la veste così tu puoi Ecco più speditamente, mettiti all'opera e eh, non, non stare lì, ecco sempre a pensare. Alzati e di loro ciò che io ti ordinerò. A Geremia viene chiesto eh, di, ecco, convertire il popolo dalla sua eh, presunta follia contro Dio. Va e di loro ciò che io ti ordinerò. E poi ecco la rassicurazione di Dio a Geremia. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro, cioè se tu ti spaventi a dire, ehm, a dire eh, ciò che io ti ordinerò, se tu continui a dire che sei piccolo, che non sei in grado, così come Geremia poi dice nel, nel versetto precedente, nel versetto 6, dice ma io sono giovane, io non so parlare, e Dio dice se tu ti spaventi significa che io ti faccio paura. E che significa che non ti fidi di me perché io ti sto dicendo, alzati, vai, stringi la veste ai fianchi e muoviti. E poi al versetto 18, una grande rassicurazione, i frutti, carissimi vedete, della parola di Dio. Ed ecco io faccio di te oggi come una città fortificata, una colonna di ferro, un muro di bronzo contro tutto il paese contro i re di Giuda, i suoi capi, contro i suoi sacerdoti, il popolo del paese. Ancora ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. È bellissima questa immagine, perché è, è, è l'immagine di un Dio che, che plasma Geremia, che plasma l'uomo eh, fin dal grembo materno. È colui che si afferma presente nel travaglio, nella dell'esistenza del profeta. Eppure essendo Geremia completamente inerme, come ripeto dice al versetto 6, io sono troppo giovane, io non so parlare. Ecco Geremia sarà rivestito di una enorme potenza, di una grande potenza pari a quella appunto delle fortificazioni che vengono erette contro il nemico. La rassicurazione di tutto, eh, se tu mh, ti fidi di me, se tu ti alimenti, se tu alimenti la tua fede, ecco, con ciò che io ti ordinerò e quindi la, la mia parola, la mia parola, io ti renderò come una città fortificata, ti darò la forza per eh, parlare alle genti, ecco, di me. E poi la rassicurazione finale che chiude questa prima lettura di domenica prossima perché io sono con te per salvarti. Io sono con te. Ciò significa carissimi che il Signore Dio quando ci dà un compito, quando ci dà una missione eh, non, non, eh, non sparisce dalla nostra vista. E io sono con te significa che il Signore continuerà sempre e farà di tutto per essere presente e per salvarti, perché io voglio salvarti. Il progetto finale di Dio nella nostra vita è sicuramente la nostra salvezza. Vedete allora come. La parola di Dio fortifica la vita di, di, di Geremia, il quale, ecco ovviamente, si convince e, e, e parte e comunica a, a, alla popolazione ciò che, che Dio appunto gli ordina. E passiamo al Vangelo perché anche qui è il proseguio del Vangelo eh, di, domenica, di domenica scorsa. Siamo ancora nel capitolo 4 dell'Evangelista Luca e questa, mh, questa pericope che leggeremo nella quarta domenica del tempo ordinario, è con non è altro che la conseguenza di quella che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Concludeva la pericope di domenica, di domenica scorsa e il versetto 21b, sempre del capitolo 4. Oggi si è compiuta questa scrittura. Che voi avete ascoltato. Vi ricordo che Gesù si trova nella sinagoga di, di Nazareth eh, che aveva aperto il rotolo del libro e, e che aveva letto e applicato a sé quel, quei versetti del profeta Isaia, lo Spirito del Signore è sopra di me, egli per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato. E qui c'erano le, ehm, le cinque, diciamo, cose. Eh, i cinque progetti che Gesù poi ha realizzato nella sua vita. Eh, vi ricordo no, mandare il lieto messaggio ai poveri, eh, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a proclamare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno di grazia. Oggi si è compiuta questa scrittura. E domenica scorsa ci siamo lasciati dicendo che questo oggi, il Semeion, è appunto l'oggi di Dio, è il mistero di Dio che si rivela appunto nella, nella storia, è l'oggi appunto della salvezza, è l'oggi in cui Gesù ha manifestato pienamente e ufficialmente, possiamo dire, la Sua missione. Versetto 22: tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati dalle parole di grazia che uscivano dalla bocca. E dicevano, non è forse costui il figlio di Giuseppe? Vedete, la prima reazione eh, della, eh, della predicazione, se vogliamo, ecco, di Gesù, la prima reazione è quella della meraviglia. Tutti si meravigliavano. Ecco, la prima reazione è quella dell'ammirazione eh, di, di, di come Gesù spiega la parola di Dio e di quali belle parole diremmo oggi. Le parole di grazia che uscivano dalla bocca di Gesù, ma ecco già si comincia un po', eh, diciamo, ehm, ehm, a vedere un cambio ecco, di, di reazione perché l'ammirazione ecco, è frutto eh, non tanto di un riconoscimento che Gesù è il Figlio di Dio quanto invece diventa una invidia, non è costui il figlio di Giuseppe, no? come per dire, ma voglio dire, eh, figlio di Giuseppe non può uscire nulla, nulla di buono, insomma, da, 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 dal figlio di Giuseppe che era appunto un falegname, quindi si passa, vedete, dall'ammirazione al, al dubbio, all'invidia e un po' anche, capite, la nostra fede un po' è così, no? noi ecco veniamo, eh, veniamo illuminati quando facciamo delle bellissime esperienze ecco, spirituali e eh, 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 quando che ne so, il parroco, quando il viceparroco, quando i nostri sacerdoti ecco, ci fanno fare delle bellissime esperienze spirituali ecco, e, e quindi è tutto bello, noi siamo ecco, diremmo al settimo cielo. Poi basta che magari un parroco, un viceparroco, magari una nostra guida ecco, mh, ci dà un, un diniego ci dice di no o comunque ci ricorda determinate ecco, regole della nostra fede e, e subito ovviamente tutto quell'entusiasmo alcune volte appunto ecco, cade. E, mh, vedete la folla, eh, cioè i, i, chi, chi stava nella sinagoga ad ascoltare ecco, Gesù fa esattamente, esattamente questo. E Gesù nel versetto 23 rispose loro. Certamente voi mi citerete questo proverbio, medico cura te stesso. Questo è un proverbio ironico, eh, così come non sono i sani che hanno bisogno del medico. Eh, nella Bibbia la figura del medico è una figura ambigua perché la malattia eh, andava risolta non tanto dal medico quanto dal sacerdote perché la malattia era la conseguenza appunto dei peccati. Per cui, se, diciamo, noi, eh, se la, diciamo, la persona riusciva a farsi perdonare i peccati, era convinta che sarebbe guadagnata guarita appunto dalla malattia. Abbiamo tanti eh, esempi, per esempio il libro di Tobia al capitolo 2 al versetto 10 o anche l'episodio eh, che, che l'Evangelista Marco al capitolo 5 ecco, ci, ci parla, no? l'episodio dell'Emorroissa. Dell medico cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao perché Gesù a Cafarnao aveva fatto delle guarigioni, fallo anche qui nella tua patria. Gesù a Cafarnao aveva fatto appunto delle guarigioni. Però attenti, vogliono che Gesù potesse ripetere i miracoli che aveva fatto a Cafarnao. Ma Gesù questi miracoli li ha compiuti perché lì aveva trovato fede nelle persone e i miracoli Gesù non può farli senza una fede che si accorga della presenza di Gesù. Vedete, mi fermo un attimo perché io dico sempre che il Signore Dio eh, compie dei enormi miracoli quotidianamente, ma per accorgersi di questi miracoli è necessaria una disposizione di fede. Perché se noi non abbiamo fede non ci accorgeremo mai della, della grazia di Dio nella nostra vita e diremo sempre che Dio per noi non fa nulla, che non compie per noi miracoli. Ma non perché Dio non li fa. Ma perché noi non avendo una fede matura, quindi non, una, non avendo una disposizione ad accogliere il mistero di Dio nella nostra vita, ad accogliere diciamo qualcosa di straordinario nella nostra vita ordinaria, non ci accorgeremo mai ecco, di quello che accade. Versetto 24, poi aggiunse. In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. È un altro detto popolare che significa proprio l'indurimento del cuore di coloro che stavano nella sinagoga e che erano rimasti meravigliati dalle parole che uscivano dalla bocca di Gesù. L'indurimento di quelle persone è quindi l'apertura della fede ai pagani. Nessun profeta è ben accetto nella sua patria. E poi dice, per confermare la sua missione per gli esclusi, Gesù cita due episodi, quello del primo libro ai re al capitolo 17 di Elia, che con tante vedove Elia fu mandato a chiedere aiuto a una vedova straniera, e questo si dice nel versetto 25 e 26. E poi cita un altro episodio nel versetto 27, l'episodio di Eliseo, che viene descritto nel secondo libro dei re al capitolo 5. No? Con tanti lebrosi Eliseo fu inviato ad aiutare un lebroso appunto della Siria. Vedete come cambia ora l'atteggiamento degli ascoltatori di Gesù al versetto 28. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Che differenza, all'inizio nel versetto 22 erano meravigliati, erano ammirati dalle parole che uscivano dalla bocca di Gesù, al versetto 28 tutti si riempirono di sdegno. Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città, lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, vedete un po', passando in mezzo a loro si mise in cammino. Perché questo atteggiamento di Gesù? Perché questa forza di Gesù? Perché Gesù ascoltava appunto la parola del Padre. È la parola di Dio, carissimi, che ci rende forti nella fede. Nonostante, i, diciamo così, le contestazioni sia in Geremia e sia in Gesù da parte di coloro che lo ascoltano nella sinagoga, ecco la fede di questi due personaggi che incontriamo e questa domenica, da un lato Geremia e dall'altro Gesù, è una fede forte, una fede matura, una fede che eh, sa affrontare le avversità appunto della vita. L'augurio, carissimi, è che noi ecco, possiamo farci è proprio quello di mh, continuare a leggere, continuare ad ascoltare, continuare a meditare, continuare ad approfondire la parola di Dio, perché, carissimi, credetemi, è l'unica eh, fonte di salvezza per la nostra fede. Da un lato ci alimentiamo attraverso l'Eucarestia, dall'altro consolidiamo la nostra fede attraverso la parola di Dio. Buona settimana a tutti!